Mentre il fantasma di Michele Traversa continua ad aleggiare sulla città, la campagna elettorale è appena agli inizi. Anzi, si è arricchita di un nuovo protagonista. Si tratta del cardiologo Vincenzo Antonio Ciconte, 62 anni, attualmente consigliere regionale, nato a Vibo ma ormai catanzarese a tutti gli effetti, candidato a sindaco per il Terzo Polo, indicato dall'UDC e sostenuto da varie componenti come il FLI di Angela Napoli ed altri. Intanto Sergio Abramo per il centrodestra e Salvatore Scalzo per il centrosinistra sono in piena attività. L'ex sindaco ha voluto una convention per bagnare il suo gran rientro, mentre il giovane politico ha scelto di aprire diversi punti d'ascolto e di iniziare subito il giro dei quartieri. Ho visto che anche le cose belle che avevamo fatto come amministrazione comunale è stato un po' abbandonato. Abbandonato, quindi degradato, e credo che dovremmo mettere mano dappertutto e dare soprattutto quel ruolo a Catanzaro che merita di città capoluogo, ma dare soprattutto la dignità dei nostri concittadini di avere una città più bella, una città tranquilla, una città che ha una guida sicura e certa e che può andare avanti nello sviluppo, anche perché oggi abbiamo una grande opportunità, quella di avere anche la Regione al nostro fianco, con le grandi disponibilità che ci sono per via delle risorse comunitarie. Bisogna solamente riprendere quel grado di progettualità che aveva permesso in quegli anni di realizzare tante belle infrastrutture. E noi vogliamo riprendere i grandi cantieri, ma vogliamo riprendere soprattutto uno sviluppo che dia una risposta concreta, non nelle parole, non nei programmi, al mondo dei giovani, inteso soprattutto dare loro la dignità di avere l'opportunità di giocarsi il proprio ruolo attraverso il mondo del lavoro. E questa volta sarà insomma una grande esplosione di punti di ascolto, perché insomma già stamattina un altro a Cava, al quartiere Cava, con un grande impegno di tutta la coalizione, devo dire. E sì, ci vuole la ripresa del contatto forte con il territorio, che naturalmente abbiamo cominciato a vivere lo scorso anno, ma adesso si sta rafforzando grazie all'aiuto e al contributo di tutti. Quindi poi verrà aperta un'altra sede subito, quella del Via Turco, che naturalmente ci riporta con la nostalgia allo scorso anno. Poi ci sarà certamente Catanzaro Nord, Santa Maria, nella zona di Lido due sedi, insomma sarà, e poi naturalmente in altri quartieri. Sarà insomma una grandissima esplosione di partecipazione, ma anche diciamo di un'immagine di politica vicina alle esigenze delle persone, capace di dare delle risposte concrete alle persone. Io penso che la sfida di oggi si vince anche sul programma, è fondamentale, cioè in un momento così di difficoltà finanziaria la qualità delle idee messe in campo diventa decisiva. E per questo secondo me i punti di ascolto diventano decisivi per spiegare il programma alle persone, perché altrimenti stiamo a raccontarci chiacchiere. Spiegare quali sono le idee e con quali risorse le metteremo in campo.